Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Sarà il terrore dei venti di guerra che pressano sulle coscienze di tutti. Sarà la necessità di uscire da casa, lasciare lo schermo televisivo, dimenticare per un attimo il telefonino e l'orrore di quelle immagini che dall'Ucraina alla Palestina ed Israele fino a tutto il Medio Oriente islamico lasciano poco spazio ai sogni, e speriamo che siano almeno salve le speranze. Sotto l'ombra protettiva del cupolone vaticano, Roma accende i riflettori dello spettacolo come quel cinema in bianco e nero che alla fine della seconda guerra mondiale, con film come Roma città aperta, Ladri di biciclette, Sciuscià, restituivano al nostro paese distrutto da quella guerra dignità e speranza. Così sotto questi riflettori si apre il sipario sulla 18ª edizione della festa, ripeto ancora una volta che non è un festival perché non c'è una giuria, del cinema di Roma. Ma il sipario si apre per riflettere sugli orrori delle guerre anche sui palcoscenici dei teatri. Così, mentre il Teatro Ghione di Roma, proprio a ridosso delle mura vaticane, a partire dal 9 metterà in scena La Ciociara del regista Aldo Reggiani, ispirato all'omonimo romanzo di Moravia, ma soprattutto al film che, diretto da Vittorio De Sica, fece vincere ad Hollywood l'Oscar a Sofia Loren, straordinaria nel ruolo di quella madre sfollata dalle macerie che urla il suo dolore davanti all'atroce violenza che le truppe marocchine, componenti di quelle di Liberazione, mettono in essere fra le rovine di una chiesa sul fisico indifeso della figlia. O come Daimon, un delizioso spettacolo musicale diretto e interpretato da uno straordinario Gianni De Feo, che ho visto al Teatro Lo Spazio di Roma, dove la nostra travagliata esistenza fra egoismi, contrasti e anche musica, molta musica, trova speranza nell'amore, arma segreta di una vita che non finisce neanche con la morte. Sugli schermi invece dell'Auditorio della Musica di Roma, come abbiamo già scritto, dal 18 al 28 vedremo tanti film e tanti documentari. Fra questi fa già rumore Roma, Santa e Dannata, di Roberto D'Agostino e Marco Giusti, le cui immagini, guarda caso, si aprono proprio sul cupolone del Vaticano di notte. Un po', hanno detto gli autori, come La dolce vita di Federico Fellini, che cominciava con la statua del Cristo appesa ad un elicottero che la trasportava verso Piazza San Pietro. Una Roma santa e dannata, dice D'Agostino in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo. Un viaggio fra le luci, le ombre, i segreti, gli scandali, il gossip, da Raffaello a Carlo Verdone. Fra i vincitori del prestigioso premio intitolato proprio a Roberto Rosselli, il regista che ha inventato in un certo senso il famoso neorealismo, premio che si dà tutti gli anni per la sceneggiatura e la regia, molta curiosità alla festa di Roma per il documentario La Bella Otero di Alberto Bassetti. Mi ha affascinato, ci ha detto Alberto Bassetti, l'idea di poter girare il cortometraggio in un paese dell'Umbria che conosco molto bene, come la storia di un ingegnere interpretato da Andrea Renzi e una giovane ucraina sfuggita alla guerra che ha il volto di Tiziana Bagatella. C'è anche una gatta in questo documentario, ma non posso dirvi di più. È una delle sorprese di questo piccolo delizioso film. Le musiche sono di Francesco Verdinelli, il direttore della fotografia già premio David Donatello, e Bruno Cascio. È tutto.